Buon pomeriggio a tutti. Porgo i saluti della Presidente che è impossibilitata oggi a partecipare all'incontro. Saluto e ringrazio soprattutto il professor Alessandro Bortolotti per essere qui con noi oggi, ricercatore all'Università di Bologna, che ha già collaborato per alcuni progetti con il nostro presidente FIDE dell'Emilia-Romagna, Saverio Caggioli. Il professor Bortolotti ci introduce oggi ad un tema molto importante, scoperto da una buona parte delle nostre scuole nel post-pandemia, l'outdoor education. E con il professore si diceva proprio poc'anzi, tutti ne parlano, ma nessuno forse bene sa cosa sia. E noi oggi siamo felici di averlo qui tra noi perché così, ecco, scopriamo insieme meglio di che cosa si tratta. Infatti, sotto questo termine, noi intendiamo una grande varietà di esperienze pedagogiche caratterizzate da una didattica attiva, svolta soprattutto in ambienti esterni alla scuola. Mi preme dire che questo tema verrà anche approfondito dallo stesso professore al convegno FIDAE di fine novembre, così come avremo modo di approfondirlo nei pomeriggi con gli workshop dedicati proprio a questo tema, presentati dal Movimento delle Avanguardie Educative dell'INDIRE. Perciò vi invitiamo a iscrivervi e ad essere numerosi anche al nostro convegno. Professore, grazie, a lei la parola. Grazie, Sor Paola. È un piacere essere qui con voi. Adesso, scherzando un po', insomma, dicevo appunto prima di collegarci che alla fine l'outdoor education è un po' diventata di moda, anche perché poi in realtà ognuno la fa un po' come vuole, ma in realtà va bene così, non è che ci sia un modo giusto o un modo sbagliato. Tuttavia, insomma, mi permetto come dire, comunicare il fatto che ho scritto un testo che si intitola Outdoor Education, Storia, Metodi e Modelli, proprio per cercare di definire un po' che cos'è. Perché è chiaro che nasce in ambito anglosassone, ma anche lì poi alla fine ognuno la fa un po' a modo suo, insomma, e quindi da questo punto di vista tutto il mondo è paese. Sicuramente qual è la grande differenza che adesso cercherò di farvi vedere anche con qualche immagine, infatti mentre parlo provo un po' a far partire la mia presentazione. E la cosa interessante è che si declina sulla base appunto di una dimensione culturale. Quindi non è solo il fatto, no? Uno può pensare, ok, vado fuori, sto appunto magari soprattutto in natura, perché spesso viene un po' sovrapposta alle scuole nel bosco, ad esempio. E in realtà si può fare ovunque. Tanto per, come dire, rinforzare quello che diceva Sor Paola. Per chi vorrà venire e provare a fare il workshop che ho in mente di fare, noi saremo a 2 passi da Città del Vaticano, anzi forse proprio dentro, e la faremo lì, perché non è indispensabile che ci sia della natura, un bosco. Outdoor education vuol dire educazione appunto fuori dalla porta, letteralmente. Quindi la porta è quella nostra, della scuola. E per sottolineare questo aspetto, stasera ho chiamato Anna Morena Giovannini, che vedete collegata, che ringrazio infinitamente, della scuola Casaralta, con la collega Cecilia Marangoni, che non vedrete perché dietro le quinte ci farà vedere le immagini. Cecilia, che Anna Morena commenterà, perché? Perché dopo una breve, insomma, presentazione, mi piacerebbe che sentiste una testimonianza, cioè dalla viva voce delle protagoniste, che cosa significa, diciamo così, un approccio che ci consenta ai bambini di imparare attivamente, di imparare appunto nel territorio, diciamo. E scusate, io nel frattempo chiedo però la cortesia dei superpoteri, altrimenti faccio fatica a mostrare le immagini. Ecco, grazie mille, scusate,
così ho pensato che sarebbe stato meno noioso poter. Allora, scusate, mostro schermo. Ecco, dovreste vedere il mio schermo adesso, credo. Sì, lo vediamo, lo vediamo. Quindi lancio la presentazione dove appunto introduco, come vi dicevo, l'outdoor education, che però già se mi permettete il primo passaggio, oddio, scusate, ho fatto, credo, un guaio. Il primo passaggio importante è quello. Scusate, perché vedo, cerco di far sparire un po' di roba. Ecco qua. No, noi Dai, vediamo questo solo la dovrebbe. presentazione, tutto chiaro. Tutto perfetto, benissimo. Allora, il primo passaggio è, diciamocelo, una traduzione in italiano. Perché una volta si sarebbe detto, ma se io dico che faccio outdoor education alla casalinga di Voghera, voi sapete che figura mitologica, insomma, metaforica. Cosa capirebbe la casalinga di Voghera se io gli dico outdoor education? Secondo me, se dico educazione attiva all'aria aperta, è già, no? Ci dà già un'idea della direzione che ci piacerebbe prendere. Cioè, andiamo all'aperto in modo attivo, in modo che i bambini diventino protagonisti. I bambini, ma anche gli insegnanti che non sono più ripetitori di una cosa che magari è scritta nel libro o è fatta nel programma. Che tra l'altro in teoria non esisterebbe più, però tutti comunque fanno riferimento lo stesso. E quindi che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto pensare al fatto che il mondo è bello. Qui ho barato, ho preso un'immagine bellissima. L'obiettivo dell'insegnante è quello soprattutto di essere positivo, di dare speranza. Qui, francamente, devo dirlo, ho citato il pontefice. È una sua frase. Io credo che l'insegnante debba dare speranza, debba far vedere il mondo nella sua bellezza. Con l'audio education, ripeto, qui è un po' barato, perché questa è un'immagine molto bella, ma insomma, il pensiero è questo, che noi dobbiamo far vedere le tante cose che ci sono fuori, quanto è, tra virgolette, colorato il mondo, perché è in questa maniera che nutriamo i nostri bambini. La domanda è: ma perché all'aperto? Qual è il vantaggio, no, del mettere le mani nel fango, fare le gite come Snoopy e i suoi piccoli scout? Qui abbiamo davvero un'immagine così suggestiva di una scuola che ho visitato in Norvegia, perché ho avuto la fortuna di fare dei progetti europei. Allora, due o tre parole chiave. Il primo è dobbiamo un po' ritrovare un equilibrio. Noi sappiamo benissimo in questi giorni, no? C'è mi pare l'abbiano chiamato, non sono sicurissimo, il COP26, ma insomma c'è tutta c'è un bisogno enorme, c'è tutta una corrente che ci porta verso l'attenzione alla sostenibilità. E noi ci crediamo alla sostenibilità, anzi, forse chi faceva educazione all'aria aperta, come dire, lo faceva anche prima, in tempi non sospetti, già da prima. Perché? Perché abbiamo perso un equilibrio. Guardate, non a caso questa cosa nasce in Inghilterra alla fine. Perché? Perché sono stati i primi a perdere l'equilibrio, è lì che nasce la rivoluzione industriale e iniziano a crearsi danni di un'industrializzazione forzata. E quindi non a caso sono poi stati i primi che si sono posti il problema appunto di ritrovare un equilibrio che era stato perso. In questo momento l'equilibrio è ben lungi dall'essere come dire, nel mirino, siamo ancora molto distanti. La pandemia ci ha fatto riscoprire l'importanza di stare fuori proprio perché siamo stati costretti all'assenza. È come quando perdi la salute e quindi ti accorgi di quanto è importante. Nel momento in cui tu sei in salute, la dai per scontata, non te ne rendi nemmeno conto. Quando ti manca, dici, ops, mi manca qualcosa. Così è successo con il rapporto con il mondo reale, chiamiamolo così.
la massiccia dose di realtà virtuale, che non è sbagliata, eh? La realtà virtuale è importante, in questo momento fondamentalmente siamo sostanzialmente immersi in un contesto virtuale ed è importante. Il problema è quando diventa il modello unico, quando puoi fare solo quello. E allora va riscoperto invece anche il mondo reale, diciamo così. E un altro motivo per il quale è importante stare fuori, guardate, come vedete, anche questa non è una novità, è il fatto che soprattutto per certi alunni un certo tipo di scuola non funziona. Questo autore, Gustav Iglerr, è un caratterista ungherese, ha fatto dei ritratti dell'infanzia stupendi della seconda metà dell'Ottocento. Se volete andare a googolare lo trovate e trovate le immagini, sicuramente sono disponibili. Tra queste c'è appunto questo dipinto che è più efficace di un intero saggio sui danni appunto dell'educazione che rende passivi in particolare certi allievi che non riescono a seguire. Ecco. Il titolo in detenzione chiaramente non è mio, è dell'autore stesso. Quindi cosa pensiamo? Pensiamo a una scuola appunto attiva, una scuola che attivi o riattivi di cui c'è tanto bisogno. Cito la scuola aperto perché collaboro con le scuole aperto, è una realtà nata nel nostro territorio, a Bologna, per una felice congiunzione astrale, diciamo, nel senso che universitari come me, la mia collega Michela Schenetti, Roberto Farnè, che interverrà anche lui online, credo, ma al convegno della FIDE, poi il Comune di Bologna, delle scuole, dei pedagogisti del Comune di Bologna, hanno iniziato questa esperienza nella scuola dell'infanzia, a un certo punto si sono posti il problema, ma perché all'inizio i genitori erano preoccupati. O meglio, gli insegnanti erano molto preoccupati dei genitori. Poi è successo il contrario, che i genitori stessi hanno detto: ma che bella roba, ma adesso che vanno alle primarie è finito tutto? Aiuto, come facciamo? E quindi ecco che è nata l'esigenza, il bisogno dal basso di creare qualcosa e abbiamo creato questo. Poi ripeto, non è l'unica, ve la do come esempio, ce ne sono altre, ci sono le piccole scuole. Ci sono le scuole green, ognuno fa un po' a modo suo, ma comunque è importante fare qualcosa nel territorio, all'aperto e così via. Allora, ragioniamo in termini di quale cornice. Questa è un'immagine che ho preso durante una delle mie gite, qui siamo nel sud dell'Inghilterra. Mi è piaciuto molto, mi ha fatto venire in mente un famoso, abbastanza famoso, insomma, dipinto di René Magritte, che ci dice la condizione umana qual è? È quella proprio di mettere una cornice. Vedete, qui abbiamo una rappresentazione della realtà che è sullo sfondo, no, della finestra, e però poi abbiamo un quadro appoggiato lì su un cavalletto, si intravede il cavalletto, si intravede la tela, manca la cornice. Allora, questa è una mia interpretazione. Qui abbiamo appunto un'immagine fuori dalla finestra, un'immagine che viene rappresentata e balza all'occhio il fatto che manchi una cornice. Perché? Perché l'uomo tra natura e cultura ci deve mettere qualcosa di suo. Ed è questo quindi l'idea che secondo me noi dobbiamo fare, cioè tra la realtà, no? Tra l'andare fuori e poi rappresentarla, che cosa ci passa, che cosa ci mettiamo in mezzo? Appunto, quale cornice? Abbiamo bisogno di un modello però per fare questo. Qui naturalmente i termini sono presi dall'inglese perché noi non abbiamo dei riferimenti precisi e quindi faccio riferimento a quello, ma sogno chiaramente di poterlo fare un giorno, questo giochino, chiamiamolo così, con termini italiani. Comunque, allora,
siamo all'interno di un ambito in cui parliamo di vita all'aria aperta, outdoor life e la vita all'aria aperta. Quindi quanto culturalmente per noi è importante stare all'aperto? In questo momento storico, ma direi per usare così un termine diciamo spannometrico, 10 volte di più prima del Covid, ma forse anche 100. Cioè proprio abbiamo capito che è importantissimo e quindi è un momento storico favorevole. E allora dentro a questo diciamo sfondo di vita outdoor che adesso assunto un'importanza incredibile, occorre però un progetto educativo. Allora qui outdoor education starebbe per OE, vedete, è la sigla. In realtà per gli inglesi education è pedagogia, andrebbe tradotto come pedagogia dell'aria aperta, diciamo, perché è proprio un progetto con obiettivi, valutazione, metodi, approcci ben definiti. Dentro a questo ci sta l'extra scuola, che è l'Outdoor Adventure Education, l'ovetto di sinistra, quello arancione, e poi ci sta la scuola. Quindi abbiamo i tre ambiti, tre principali ambiti di tipo educativo. L'ambito non formale, quindi appunto la vita all'aria aperta, no? Quello delle famiglie. Abbiamo il non l'informale, scusate, che è quello dei club che in Italia francamente tra l'altro è molto poco sviluppato, mentre è molto sviluppato in ambito anglosassone, ci sono varie associazioni club, da noi sostanzialmente ci sono solo gli scout, ok? È quello l'extra scolastico. Poi c'è lo scolastico che è outdoor learning, OL, e poi ci sono dei progetti che stanno in mezzo, ma vabbè, su questo no, non mi dilungo più di tanto. Quindi, come vedete, un modello pedagogico ben definito, chiaro, molto pieno, in ambito anglosassone, un po' meno da noi, un po' meno, però con diciamo l'opportunità adesso di crescita, perché la richiesta c'è, non c'è dubbio. Ora, esiste solo l'outdoor education? No, assolutamente. Per esempio, in Scandinavia si chiama free luftsliv, letteralmente free libera, lufts aria, liv vita, vita l'aria libera. Uno dice, beh, Alessandro, è come da noi, dai, vita l'aria aperta, vita l'aria libera. Diciamo, in parte sì, chiaro che ci somiglia, ma in parte no. Perché? Perché la Scandinavia ha una tradizione, cultura di libertà molto spiccata. Vi faccio vedere alcuni esempi. Beh, innanzitutto il buongiorno si vede dal mattino. Qui i bambini, questi qui ci sono i bambini dentro, eh. Qui è chiaro che sono fatti in una certa maniera, poi c'è un bel tempo, ma i bambini qui iniziano a dormire dal nido, dai primi anni del nido all'aperto, quando è possibile ovviamente. Quando non è possibile più di tanto, comincia a essere un po' freschetto, comunque sta sotto il portico, non è che li mettono dentro. Quindi vedete l'attenzione al creare uno spazio che è misto, non è del tutto fuori, ma non è neanche del tutto dentro, è il portico, dove comunque ha ancora aria aperta. Poi vabbè, senza esagerare. Comunque calcolate che qui i bambini, soprattutto se c'è il sole, perché a loro manca molto la luce, e anche se è freddo e meno umido che da noi, diciamolo, però insomma, dormono sotto il portico con temperature che si avvicinano allo zero, tanto per dare un'idea. Poi, dicevamo appunto libertà. Per esempio, qui sono bambini, come vedete, ben attrezzati, con le loro tutine, gli stivaletti, ma che possono arrampicarsi sugli alberi, ma forse, diciamo, per quel che ci riguarda, ripeto, qui siamo tra infanzia e primaria, colpisce anche di più del bambino che va sull'albero in un servizio scolastico, bambine che con il coltellino grattano i bastoncini, siamo a scuola, eh? Però sono abituate e c'è una cultura di libertà all'aria aperta e un'alleanza educativa con i genitori che ci consente di fare queste cose qui,
di accendere il fumo, di vedere bambine francamente non eleganti, neanche pettinate, ma l'importante è che facciano l'esperienza. Ok? Quindi bellissime da questo punto di vista, se ci pensate. Qui è una sabbiera con la maestra, guardate che qui sta spiovvicinando quasi tranquillamente la maestra in canottiera, perché è abituata, non c'è dubbio, anche quello è importante. Qui è una scuola nel bosco, uno dice ma è pericoloso, anche sì, è vero, ma i bambini sono abituati, quando nascono e crescono e si abituano non ci sono pericoli, quindi no, ancora questa dimensione di grande libertà. Naturalmente non c'è tempo bello, tempo brutto, c'è un buono o cattivo equipaggiamento e l'equipaggiamento si tiene a scuola, ha il suo spazio e così via. Qui passiamo in Germania ed è la pedagogia dell'esperienza, l'Erlebnis Pädagogik, con una dimensione esperienziale molto romantica, devo dire. In realtà l'outdoor education nasce proprio in Germania, o meglio, nasce sì in Inghilterra, ma chi conia il termine, chi per primo crea un programma e una scuola che è a Gordonstown, per chi ha visto The Crown lo fanno vedere, si chiama Kurt Hahn, è un tedesco. Dal quale sono arrivati i rampolli della famiglia inglese. Ma insomma, ancora una volta quello che voglio far notare è innanzitutto che anche i tedeschi sono ben piazzati da questo punto di vista e soprattutto l'organizzazione. Questi sono nel bosco, in effetti. Ma non è che vadano a bosco mani nude, c'hanno hanno un'attrezzatura, insomma, sono organizzati, sono tedeschi, c'è poco da fare. Anche questo è un giardino scolastico tedesco, guardate che roba, qui addirittura i bambini, volendo, possono entrare in giardino partendo dal primo piano della scuola, che non è male. Come dire, no? Poi è chiaro che qui siamo nel verde, ma perché nel nord Europa i paesaggi sono di questo tipo. Comunque, ripeto, pedagogia dell'esperienza, dove l'esperienza ha soprattutto un valore di romantico e di fortificazione del carattere. Infatti nasce così anche in Inghilterra. Turistica è in Repubblica Ceca. Questa è una storia ancora diversa, ancora interessantissima, che purtroppo, visti i tempi, devo sintetizzare moltissimo, ma che cosa succede in Repubblica Ceca? Fondamentalmente che prima con i nazisti, subito prima della seconda guerra, poi con la, tra virgolette, liberazione dei sovietici, ve la faccio breve, insomma, tra gli anni 30 e la fine degli anni 80, per 50 anni, la Repubblica Ceca fondamentalmente è sotto occupazione, prima nazista e poi sovietica. Che cosa succede? Succede che queste occupazioni non consentono di portare avanti e di fare delle attività, per esempio, di tipo... Ti puoi dare i balli tradizionali o le lingue tradizionali o certe altre attività che quindi come viene portata avanti? Viene portata avanti tramite attività di scout, quindi abbiamo ancora il nostro Snoopy con i suoi amici scout in alto che vanno in posti impervi dove nessuno, non c'è nessun nemico, nessun delatore a denunciare la cosa e così mantengono le loro tradizioni, le loro danze, le loro lingue e probabilmente mi viene da dire un'idea insomma di libertà anche qui che poi verrà ripresa e verrà recuperata dopo la caduta del muro di Berlino, eccetera, eccetera. Morale di favola che oggi turistica in Repubblica Ceca è molto sviluppata ed è estremamente valorizzata perché ha assunto un ruolo, diciamolo, di resistenza importantissimo per il mantenimento della tradizione. Quindi, appunto, sono attività, è un falso amico, è turistica, non è proprio turismo, anche se chiaramente ormai la Repubblica Ceca poi se lo rivende per gli stranieri così, ma è appunto il corrispondente in realtà di outdoor education o di free lust live o educazione all'aria aperta.
chiamatela come volete, e che appunto è molto valorizzata e quindi ancora una volta, tanto è vero che per esempio loro hanno un centro di ricerca a Praga molto sviluppato a livello universitario che mantiene questa tradizione. Quindi interessante appunto perché vi sto appunto cercando di far vedere quanto siano legate alla tradizione. Andiamo nella patria e teniamo presente che lì il clima è orribile. Stonehenge non è una scelta a caso, ma proprio per ricordare che da loro il clima è tremendo. Quindi per stare fuori, insomma, bisogna mettercisi. C'è tutto, come dire, appunto c'è una pedagogia, ma questa pedagogia ha consentito loro di sviluppare delle competenze che poi a noi mancano. Perché uno può dire, ma è paradossale che sei nato lì e non da noi dove il clima tutto sommato è migliore. È vero, assolutamente vero. Però siamo il discorso di prima, cioè che abbiamo un po', se mi permettete, un'immagine, come dire, colorita, noi abbiamo buttato un po' via il bambino con l'acqua sporca. Cioè, per noi era facile, non ci abbiamo pensato più di tanto, per loro è più difficile, allora, però questa cosa ha fatto sì che sviluppassero un pensiero e delle attività. E quindi, per esempio, qui siamo nel sud dell'Inghilterra, una regione dove ho visitato delle scuole durante un progetto europeo che si intitolava GOL, da Go Out and Learn, vai fuori e impara, e quindi l'idea era proprio di apprendere le materie scolastiche attraverso un'esposizione con l'esterno, e poi ancora una volta anche lì ovviamente c'è molta natura, quindi questo qui è un boschetto annesso alla scuola. C'è una scuola che ha il suo boschetto, i bambini vanno lì, fanno le attività, qui per esempio si possono mettere in cerchio a fare fuoco, a parlare tra loro e così via. Questo è, per esempio, l'ho ripreso di nuovo, c'è l'idea del cerchio, in realtà questa è più una spirale, però guardate come, diciamo, non è niente di che, ma è interessante proprio perché, per esempio, dà l'idea del fare tanto con poco, e della sostenibilità e così via, insomma. E l'ho trovata lì, a me è piaciuta tantissimo. Dà anche l'idea che puoi sviluppare non solo concetti di sostenibilità o di educazione ambientale, ma anche, perché no, artistici, no? Queste scuole hanno, per esempio, ci lavorano molto con bambini fragili. Loro purtroppo hanno ancora le scuole speciali, però qualche bimbo fragile che va nelle scuole normali c'è, e dicono che il curare gli animali a questi bimbi fa molto bene, quasi terapeutico, no? Questo, come vedete, anche qui non è che sia particolarmente naturale, è un piccolo stagnetto, però del tutto artificiale, perché con un telone impermeabile, però che consente ai bambini di fare delle osservazioni interessanti. Abbiamo il classico orto, tra l'altro curato dal nonno, come vedete. Lì sono molto aiutati dagli adulti, anche appunto familiari, anche genitori, devo dire. Abbiamo l'hotel delle bestioline. E abbiamo la cucina del fango. Qui andiamo in un'età un po' più, come dire, di bimbi più piccoli delle scuole dell'infanzia, però questa è bellissima nel senso che no, in realtà è molto brutta, però è molto efficiente. Un inglese direbbe good enough, abbastanza buono per fare delle belle attività. Dove, e questo mi piace tantissimo, fanno appunto il mud, cioè il fango con la terra li hanno, e l'acqua piovana, vedete, c'hanno, secondo me appunto è geniale come soluzione, prendono l'acqua piovana, lì come dicevo piove molto, l'acqua va a finire in questo brutto, bruttissimo tino di plastica, però impermeabile,
grigio che vedete sulla sinistra, lì prendono l'acqua e fanno la cucina di fango, ma quante attività si possono fare poi, no, di manipolazione e così via. Concludo questa prima parte, poi vorrei dare la parola alle mie colleghe che vi raccontano cose sicuramente più interessanti di me o comunque più spendibili, no? Quindi le loro esperienze, dicendo che a noi col nostro inglese, ma anch'io all'inizio, pensiamo, beh, vabbè, outdoor vai fuori dalla porta. Ecco, in realtà la cosa interessante di outdoor è più questa, cioè è una visione un po' romantica del mondo, se vogliamo. Che viene da William Blake, che era appunto è stato il primo romantico inglese, che era scrittore ma anche disegnatore. Il disegno l'ha fatto lui, vedete, qui abbiamo probabilmente una figura di divinità che vede il mondo e come lo vede? Lo vede come lo dovrebbe vedere l'uomo. Che, secondo Blake, se le porte della percezione fossero pulite, cioè noi dobbiamo aprire le porte della percezione per vedere no, il fatto che tutto è infinito ed è infinitamente meraviglioso, quindi ci dobbiamo mettere in contatto, aprire le porte più della percezione, che chiaro, anche quella dell'aula, anche quella della classe, anche quelle di casa, però quello non è sufficiente. Poi quello che conta è percepire, entrare in contatto diretto con la realtà. Quindi, se vogliamo, outdoor education dovrebbe avere più il valore di un'educazione percettiva ed estetica, nel senso sensoriale, cioè quanto è importante per i bambini entrare in contatto diretto dal punto di vista sensoriale col mondo. E qui mi fermo proprio perché vorrei che le colleghe dessero una definizione più compiuta rispetto alla mia. Appunto di questa di quello che vi ho detto e di come possiamo farlo anche noi in Italia. Ci vuole poco. Allora io metto in pausa la visione dello schermo, sperando di aver fatto bene, e darei la parola a Anna Morena. Se ho sbagliato qualcosa, se non funziona, ditemelo. No, tutto perfetto. Grazie. Allora tolgo anche. Quando volete. Al microfono spento. Scusate. Buonasera a tutti, io sono Anna Morena Giovannini, insegno alla scuola primaria dell'Istituto Comprensivo numero 15 di Bologna. Dal 2018 faccio parte di questo progetto di educazione attiva all'aria aperta con le colleghe Cecilia Marangoni e Patrizia Carino. Questo progetto vede il supporto del professor Alessandro Bortolotti dell'Università di Bologna che avete appena sentito. La scelta di aderirvi è avvenuta in seguito a un lavoro di informazione, di documentazione inerente questa modalità didattica, seguito poi dalla partecipazione a un corso di formazione svoltosi in rete con altri istituti comprensivi della nostra zona. Dopo esserci un po' documentate, siamo rimaste convinte dell'efficacia di fare appunto scuola fuori, in setting diversi dall'aula. Siamo state convinte dal fatto che le risorse che l'ambiente esterno offre, l'ambiente esterno fornisce opportunità formative atte a produrre conoscenze trasversali, interdisciplinari, inclusive e globali. Questo progetto è strutturato in varie fasi. Vede la progettazione, il monitoraggio, delle verifiche in itinere e finali. Ci impegna 2 ore settimanali che prevedono la compresenza di almeno due docenti. Chiaramente io adesso ho fatto riferimento a 2 ore che sono quelle, diremo, definite, ma poi è logico che va a
infiltrarsi in tutto quello che noi facciamo durante tutte le 40 ore, perché noi siamo insegnanti di tempo pieno. Il progetto ha chiaramente ottenuto l'avallo degli organi collegiali ed è stato accolto con grande favore dalle famiglie. Si articola in attività all'interno e all'esterno dell'aula, con un taglio sostanzialmente esperienziale e con l'intento da parte nostra di offrire ai nostri bambini e alle nostre bambine l'opportunità di incontrare l'incertezza, di mettersi alla prova e di ragionare sulle possibili soluzioni che il problem solving delle situazioni che incontrano pone loro. Nel corso delle attività, i bambini e le bambine sono invitati a rispettare semplici regole. Noi all'inizio dell'attività forniamo alcune indicazioni ai bambini e alle bambine che poi sono liberi di muoversi nello spazio che abbiamo definito. Possono muoversi individualmente o a coppie o a gruppi, a seconda della richiesta e del luogo e delle attività. In questo tempo possono esplorare attraverso i cinque sensi, fare scoperte, raccogliere materiale, soprattutto porsi domande ed emozionarsi. Noi come docenti siamo presenti, supervisioniamo, vigiliamo, abbiamo la funzione di facilitatori. Nel frattempo cerchiamo di documentare tutto quello che accade, con discrezione però, curando soprattutto il formarsi di un clima familiare e mantenendo una cornice ludica, senza imporre scelte prefissate, cioè non ci proponiamo con qualcosa che noi abbiamo già in mente. Questa è un po' la premessa. Adesso vorrei illustrarvi alcune delle attività che abbiamo svolto in questi anni. In classe prima abbiamo scelto di utilizzare come spazio il giardino della scuola, come primo gradino verso l'esterno. La prima uscita l'abbiamo effettuata proprio all'inizio dell'anno scolastico, all'incirca il 20 di settembre, per un tempo di 30 minuti, perché inizialmente i bambini devono anche cogliere la differenza tra il momento del gioco, quindi la ricreazione in giardino, e queste attività che non sono il momento del gioco. Quindi prima devono entrare un po' anche nello spirito. I bambini in questa situazione sono stati lasciati liberi di esplorare, si sono immediatamente entusiasmati e nel giro di pochissimi minuti sono entrati nell'attività. Hanno iniziato a coinvolgere noi docenti in tutte le scoperte e a raccogliere materiali. Quindi chi scopriva una tana, chi un nido, chi aveva il guscio vuoto di una chiocciola, chi una ghianda, chi un bastoncino, rami di forma particolare, chi riferiva di vedere immagini in una corteccia. Immaginatevi proprio un quadro molto vasto. Si è creato un clima di grande entusiasmo e curiosità. Al termine di tutte le attività, partendo da questa, è sempre previsto un momento di circle time, comunque di restituzione collettiva, in cui liberamente i bambini e le bambine riportano i loro pensieri, le loro osservazioni, le loro emozioni. Se sono stati raccolti i materiali, vengono messi in comune e diventano immediatamente e successivamente oggetto di osservazione e punto di partenza per le attività che verranno svolte, che scaturiscono proprio dai bambini stessi, perché sono loro liberi di formulare richieste, ipotizzare l'utilizzo del materiale, poi assieme con i docenti, che sia in un momento separato, sia insieme ai bambini, decidono come proseguire. I docenti, dopo aver raccolto noi tutti insieme, dopo aver raccolto e documentato sia per iscritto, ma anche con fotografie, video,
tutto ciò che è emerso dalle riflessioni, dalle osservazioni, dalle richieste, dalle domande dei bambini e delle bambine, programmiamo poi l'attività interdisciplinare successiva da svolgere sempre sia all'interno sia all'esterno della classe, in una co-costruzione progettuale. Sono partita dalla prima uscita, nelle attività successive, sempre in prima classe, abbiamo lavorato molto sui cinque sensi, sui cambiamenti stagionali e come diceva prima il professor Alessandro, qui è necessario avere soprattutto un abbigliamento adatto, ma con un abbigliamento adatto noi siamo usciti in tutte le stagioni, che piovesse, che ci fosse la neve, che ci fosse la nebbia, col caldo e col freddo. I genitori chiaramente ci hanno assecondato e bisognava trovare uno spazio a scuola per tenere le mantelle, gli stivali, eccetera, eccetera. Poi abbiamo fatto molti giochi esplorativi e sono state realizzate delle composizioni con i materiali raccolti in prima classe. Qualche attività a carattere scientifico, inerente alle foglie, gli alberi, i frutti. Verso la primavera abbiamo allestito anche un piccolo orto e abbiamo curato alcune fioriere che si trovano nello spazio antistante la classe. Questo è stato un po' il lavoro della prima. In seconda siamo ripartiti da dove avevamo lasciato, quindi il giardino, e quindi i bambini e le bambine hanno iniziato nuovamente un'esplorazione molto più consapevole, per cui sono arrivati a cogliere delle biodiversità, fare anche ricerche sia assieme a noi a scuola, ma poi anche per conto loro, piccole ricerche, che ci hanno portato a denominare tutti gli alberi presenti nel giardino, a cui abbiamo attaccato un bel cartello. Poi ognuno si è preparato e siamo riusciti a costruire così una sorta di guida, siamo diventati le guide per gli altri bambini della scuola. Portavamo le altre classi in giro per il nostro giardino e ognuno di loro aveva scelto un albero a proprio piacere e lo illustrava ai compagni, sia più piccoli sia più grandi. Ci siamo poi focalizzati sul silenzio e abbiamo svolto diverse attività che portassero i bambini a coglierlo, quindi trovandosi un piccolo spazio proprio, isolato all'interno del giardino, a cogliere i rumori, quindi a isolarsi dagli stessi. Abbiamo fatto letture insieme a loro, fuori e dentro. Abbiamo passato diverso tempo a lavorare proprio sul silenzio. Successivamente, invece, ci siamo dedicati ai bastoni. I bastoni, sono stati una risorsa, direi, infinita. Ci hanno permesso misurazioni di lunghezza, di peso, confronti visivi, tattili. Composizioni creative, quindi dalle capanne ai cancelli che si aprivano, per esempio qualcuno pensava magari mettendoli insieme a fare una imbarcazione, una risorsa molto grande. Successivamente, siccome avevamo scoperto che presenti nel nostro giardino ci sono dei bagolari, che offrono dei frutti che rientrano nella categoria dei frutti dimenticati, abbiamo fatto la raccolta di questi frutti, poi chiaramente con tutto ciò che serviva per renderli edibili, li abbiamo assaggiati e tutta l'attività annessa a questi frutti dimenticati. Siamo passati a delle piantumazioni, chiaramente a livello superiore rispetto alla prima classe, per cui con ecco, una differenziazione tra gli ortaggi di vario tipo, la ciclicità all'interno dell'anno, sia della piantumazione che di quella che era poi la fioritura. E quindi questo con tutto quello che da lavorare la terra a innaffiare, a raccogliere, eccetera, eccetera. Il giardinaggio abbiamo continuato delle nostre aiuole. E in primavera abbiamo abbandonato il giardino
per uscire, ci siamo affacciati al territorio e siamo andati in Piazza Maggiore, che è la piazza principale di Bologna. Piazza Maggiore, abbiamo organizzato l'attività, erano già cresciuti, sapevano leggere e scrivere, abbiamo organizzato l'attività, in modo tale che ciascuno di loro avesse un piccolo blocco, un block notice, e quindi molto liberamente si aggirassero in gruppetti e ognuno di noi adulti seguiva un gruppetto, chiaramente non si possono lasciare liberi in Piazza Maggiore i bambini di 7 anni, e prendevano appunti, scrivevano o disegnavano, e successivamente è stata fatta la raccolta di tutto questo materiale, dopodiché in base alle domande che loro hanno posto, a ciò che hanno chiesto, sono state sviluppate tante attività, tanti approfondimenti. Dopo Piazza Maggiore abbiamo visitato un mercatino rionale che si trova non tanto distante dalla nostra scuola e vicino al mercatino rionale quelli che sono i negozi di antichi mestieri. Quella che state vedendo, per esempio, è una lavanderia che utilizza ancora macchinari e sistemi veramente antichi. Siamo andati da un calzolaio, da un fornaio, da una sfoglina, e quindi abbiamo poi attivato, diremo, tante, tante ricerche, approfondimenti in base alle curiosità dei bambini stessi. E così siamo arrivati alla fine della seconda. In terza classe siamo andati direttamente sul territorio e quindi abbiamo iniziato a visitare alcuni luoghi del quartiere che a nostro parere si prestano ad essere interpretati da un punto di vista culturale, naturale, scientifico, storico, estetico. Qui vedete per esempio la passeggiata verso il dopolavoro ferroviario, che ci ha fatto incontrare per esempio questa che è una fabbrica dismessa, un'officina dismessa. Quindi da qui sono nate le prime curiosità. Proseguendo per la passeggiata, abbiamo incontrato per esempio della street art. Si è aperto un mondo. Qui abbiamo lavorato tantissimo sulla street art. Poi abbiamo incontrato delle officine, queste che sono le officine Minganti, che espongono tutti questi macchinari all'esterno e quindi c'è stato tutto un approfondimento poi successivo rispetto a queste officine. Andando ancora avanti, siamo arrivati a una tranvia e ancora proseguendo al dopolavoro. Voi vi immaginate quanto lavoro ci ha permesso interdisciplinare tutto ciò in una passeggiata di una mattina. I bambini abituati avevano il loro blocco. Ecco, questo è un esempio di come uno dei tanti bambini aveva scritto, pensate, la prima frase è merenda, non ho mangiato nulla, quindi la faccina con la bocchina all'ingiù, cioè sono bambini, teniamolo presente. Però la seconda domanda è che cosa ci fa qui un treno in mezzo a un giardino? Perché dentro al dopolavoro ferroviario abbiamo un treno, una vecchia locomotiva. Cosa ci fa in questa posizione? Cosa servono quelle due cose davanti? Ecco, chiaramente tutte le loro domande sono state evase, sempre in plenaria, perché quando si rientra c'è questo momento che dura dei giorni. Ecco, questo è un altro esempio. Muraglia? Esistono da tanto? Perché non di cemento, ma col mattone? E così via. Ecco, cosa vuol dire Dazio? Perché nel frattempo avevamo incontrato un Dazio. Insomma, c'era un Vespasiano, quindi un lavoro grossissimo sul Vespasiano. E così via. Questo è stato una delle prime uscite. Poi abbiamo fatto un'altra uscita all'ippodromo. Questo è il muro esterno dell'ippodromo. Come vedete anche qui ci sono tutte delle illustrazioni, diremo, che poi sono state riprese e approfondite. All'ippodromo abbiamo incontrato logicamente quella che era la struttura e abbiamo approfondito poi tutto questo aspetto. La cosa significativa è che queste passeggiate, che nascono come passeggiate didattiche,
si trasformano poi in vere e proprie avventure intellettuali. Cioè, subentrano per esempio anche degli imprevisti. All'interno di questo ippodromo, ad esempio, abbiamo incontrato il maresciallo dei carabinieri. Il maresciallo dei carabinieri ci ha chiesto chi eravamo, dove eravamo, eccetera, e ci ha immediatamente contattato chi gestisce attualmente l'ippodromo, ci ha fornito una guida gratuita perché ci illustrasse tutto quello che a noi interessava. Poi ci ha invitato anche a svolgere delle attività in caserma. Quando eravamo sulla tranvia che avete visto prima, è arrivato un signore di 95 anni che ci ha offerto una testimonianza lì spontanea che noi abbiamo registrato, che abbiamo sbobinato, risentito coi bambini. Perché lui c'era quando è stata costruita, lui ci ha raccontato che quale trenino ci passava, dove portava, quanto costava. Quindi un imprevisto, noi non avevamo minimamente potuto sperare in tanta grazia, ad esempio. Come ho detto prima, dopo le attività, adesso vedete alcuni esempi di tutte le attività che poi sono state svolte successivamente, le ricerche. I disegni, tutto viene rielaborato in parte a scuola, in parte a volte anche a casa. E vi devo dire che i bambini e le loro famiglie sono diventati bravissimi, fanno presentazioni in PowerPoint, format molto accattivanti, drammatizzazioni video, simulazioni, poster, interviste, di tutto. Diventano molto capaci anche in ambiti che non avevamo previsto, che si sono srotolati man mano, le attività si sono svolte e hanno preso forme diverse anche da quelle che avevamo ipotizzato. Le famiglie collaborano con grandissima passione, ci hanno più volte confidato che si divertono moltissimo a svolgere queste attività con i loro figli, perché percepiscono di trascorrere un tempo di qualità, anche se a volte ritengono che sia impegnativo, che sia, diremo, insomma, abbastanza, così, una richiesta che per forza prevede anche la loro presenza. Noi le abbiamo chiamate mission, le abbiamo chiamate mission, quando diamo queste, richieste un po' particolari, ma loro, si lasciano coinvolgere molto volentieri, queste famiglie. E qui siamo arrivati alla fine della terza, purtroppo in quarta non abbiamo ancora potuto fare niente perché l'emergenza Covid ci impedisce di fare qualsiasi attività per ora, ma noi speriamo vivamente al più presto di poter riguadagnare tempo e recuperare anche quello perso. In conclusione, io volevo sottolineare che è molto importante anche, come diceva prima il professor Alessandro, il controllo preventivo del luogo che si va ad esplorare, a visitare, perché è necessaria una pianificazione degli aspetti anche pratici, per esempio l'abbigliamento, la gestione del cibo e delle bevande, se si sta fuori per un tempo lungo, la presenza di un bagno. Perché se si sta fuori diverse ore, chiaramente i bambini poi ne hanno bisogno. E la valutazione, noi non siamo abituati come i paesi di cui parlava prima il professor Alessandro, quindi una valutazione dei pericoli possibili. E di questo è molto importante magari parlarne prima con i bambini, rifletterci prima, in modo che assumendosi, così prendendo consapevolezza, poi si fanno carico di prestare attenzione. Noi devo dire, l'abbiamo sperimentato e funziona. Infine, io posso affermare che anche per noi insegnanti c'è stato proprio un cambiamento di prospettiva. Importante, un cambiamento molto importante, perché noi non eravamo dispensatori di sapere neanche prima. Cioè, nel senso che non eravamo quel tipo di insegnanti, quindi con i bambini seduti e noi a parlare. Però ulteriormente questo si è modificato. Ci siamo proprio trasformati in facilitatori, in
persone più grandi che si mettono in gioco e apprendono a loro volta, con la testa, con il cuore, con le mani, come i bambini e le bambine, in un clima che abbiamo scoperto essere di grande benessere, percependo un forte senso di appartenenza al gruppo. Questo l'abbiamo visto nei bambini, ma anche su di noi. Io insegno da 40 anni, quindi è una vita che insegno ormai. Ma la serenità e la capacità di stare bene assieme con questo gruppo che sta vivendo questa esperienza non l'avevo mai percepita. Soprattutto, come diceva prima il professor Alessandro, da parte dei bambini fragili. Noi abbiamo bambini sia portatori di handicap sia con altre fragilità che giovano moltissimo queste attività a loro. Quindi loro ne beneficiano enormemente, tutti, loro in particolare. Spero di esservi stata utile. Grazie. Allora, Bene, voglio grazie dire che non ci sono domande. Semplicemente una piccola riflessione che ha scritto Giovanna Trifoglio dicendo: la scuola ideale, quella veramente esclusiva ed inclusiva a 360 gradi, è quella esperienziale, in cui i bambini sono i veri protagonisti nel loro stesso naturale processo di apprendimento. Grazie per questi webinar di formazione e condivisione. Sì, io ringrazio molto Anna Morena, l'avevo chiamata conoscendo le sue capacità di sintesi e di narrazione. E devo dire che ha rispettato perfettamente le aspettative, la ringrazio tantissimo. E purtroppo il tempo, come dire, è tiranno. Faccio solo una piccolissima, come dire, sintesi dicendo che portata avanti non negli scampoli di tempo, ma portata avanti col tempo, perché in educazione ci vuole tempo. La risorsa più grande è quella. Ma con un filo logico, come vedete, molto probabilmente possiamo davvero affermare, e le ricerche ce lo confermano, che l'educazione all'aria aperta, come dire, è davvero di un'altra categoria. Cioè, questo scarto di luogo in realtà produce tanti altri vantaggi perché attivano le persone. Ecco perché educazione attiva. Attivano me stesso, per primo, che imparo dalle maestre perché anche loro sono bravissime. Che mettono i bambini in condizione di dare il meglio di loro stessi. Quindi davvero sembra il segreto di Pulcinella alla fine, cioè basta far venire fuori il bello e le cose belle che sono che siamo in grado di fare. Ecco. E questo alla fine dà grandi competenze, conoscenze. E soprattutto un benessere non banale, di cui adesso poi abbiamo, credo, particolarmente bisogno. Grazie Vi ringrazio professore. dell'attenzione. Ovviamente, ecco, io la ringrazio a nome di tutti e penso la sala è ancora piena proprio perché è stato esperienziale, non ha soltanto fatto teorie, ma ci ha mostrato con la testimonianza della maestra effettivamente come si può fare qualcosa di meglio sempre. Credo che comunque lei avesse in mente di presentarci ancora delle esperienze, per cui semmai la inviteremo successivamente per poter proseguire questo percorso in modo tale che anche noi ci attrezziamo meglio e usiamo strumenti superiori. Poi intanto l'aspettiamo al convegno. La ringraziamo ancora e a tutti arrivederci, vi saluto ancora a nome della Presidente e vi invito alla prossima settimana, invece apriremo un po' i laboratori di matematica con dei metodi particolari, ma le sorprese le riveleremo poi mercoledì prossimo. Grazie a tutti, grazie ancora. Professor Bertolotto, arrivederci. Buona serata a tutti. Grazie, arrivederci.